Comunque, qua al Parco delle Fascine, come sempre ormai avevo rimembranza di questa cosa da anni e anni fa, quando a volte venivo qui in questi prati del Parco delle Fascine, che è lungo più o meno 7 km, e quindi ci sono varie zone come questo prato qui, che è lungo, sarà lungo più o meno 250 metri, anche 300 alcuni, e quindi tutto il parco, i 7 km, sono divisi in prati come questo di 200-300 metri. Poi ci sono zone tutte di bosco e varie strade interne, sia sterrate che asfaltate, dove la gente corre, va in bicicletta, passeggia. Poi c'è un anfiteatro che è più giù, più al centro, e anche delle piscine, mi sembra siano, non so se sono private o comunque comunali. Comunque, beh, bisogna pagare, in qualsiasi modo bisogna pagare per entrarci. E in questi spazi invece, appunto, del tutto pubblici, in questi prati, appunto, soprattutto le comunità sudamericane, centroamericane ed africane di Firenze, il fine settimana, la domenica specialmente, si riuniscono. Domenica pomeriggio e la serata la passano qui tutti insieme. Come dicevo, è un'usanza che poi, diciamo, me ne sono resa conto fino ancora prima che andassi prima in Africa e poi in Sud America. È una cosa che hanno proprio geneticamente e che a me mi è sempre piaciuto, perché, cioè, è così, ce l'ho anch'io nel mio sangue, e mi sembra una cosa logica e del tutto, non so, intelligente, no? È uno spazio aperto, pubblico, nel verde, perché non usarlo e perché non ritrovarsi e socializzare in un posto così? Però, come sempre, sono passati tipo, non so, 10 anni, 11 anni, 12 anni da quando magari ci venivo le prime volte, che prendevo la macchina e scappavo da Castelfiorentino e venivo a Firenze la domenica. E a volte con i miei amici marocchini, che me li portavo con la mia macchina da Castelfiorentino, venivamo qua magari così a giocare anche un po' a pallone. E in questo parco c'erano solo o marocchini che giocavano tra di loro un po' a pallone così, o appunto peruani, africani, che facevano anche come ho qui davanti a me stasera, oggi pomeriggio. Si ritrovavano e facevano grigliate, scenavano, partivano dal primo pomeriggio riscaldando i carboni, mettendo la musica, e stavano così. Mi sembra che una cosa bellissima. Quando poi sono stato in Sud America, avendoci poi vissuto quasi 2 anni, lì è così in ogni singolo parco, piccolo parco, parco cittadino, nei villaggi, nelle grandi città, sulle Ande a 4.000 metri, come sull'oceano, sulla costa pacifica, è così. Per me è una cosa bellissima, penso è una delle cose più belle proprio che c'è nella socializzazione umana, questa di ritrovarsi negli spazi aperti, fuori, e di utilizzare gli spazi pubblici, non di doversi rinchiudere in proprietà private e suddividere in nicchie, che il proprietario di una casa invita solo alcuni amici, e solo in determinati giorni, solo. Boh, mi sembra una cosa molto stupida che impoverisce la popolazione umana. Questa cosa qui invece la arricchisce, penso che.